Adriano Labucci, amico di FederTrek, autore del libro Camminare una rivoluzione. Perché camminare una rivoluzione? Perché mette in discussione i valori fondamentali della nostra epoca, che sono quelli della velocità, dell'appropriazione, della tecnica. Camminare ribalta tutto questo ed è soprattutto uno straordinario esercizio di libertà. Libertà sia di muoversi ma anche libertà interiore. Il 13 ottobre prossimo, tra meno di un mese, ci sarà la seconda giornata nazionale del camminare. Verrai con noi? Sì, sì, ho fatto anche la prima, vengo, penso che queste cose vadano sostenute, promosse e mi pare che il risultato straordinario della prima giornata e anche questo che si annuncia della seconda indica che c'è proprio anche un cambiamento di mentalità che sta venendo avanti e che va appunto sostenuto e promosso. Dunque, se il tuo prossimo libro fosse Camminare una conquista, che conquista racconteresti? Tanto prima del prossimo libro tu devi leggere il primo che ho scritto, Camminare una rivoluzione, scherzo, e mi piacerebbe che si potesse camminare, l'hanno fatto appunto in Inghilterra dove hanno fatto una vertenza per l'accesso alla campagna, o pensiamo anche alla nostra costa, o pensiamo anche a dei percorsi ciclopedonali dentro le città, mi pare che si sta muovendo qualche cosa di importante. Ecco, io penso la possibilità, la vera conquista sarebbe quello di potersi muovere per la città, per la campagna, per le nostre coste. Peraltro Hannah Arendt diceva che nell'antica Grecia le persone libere erano quelle che si potevano muovere a proprio piacimento. Ecco, io vorrei che noi ci potessimo muovere a nostro piacimento. Grazie Adriano. Grazie.